Internazionalizzazione, Made in Italy e formazione professionale, queste le tematiche al centro del seminario Made in Italy, tutela e promozione per il lavoro di domani. L'iniziativa promossa dalle Consulte Aretine dell'Oro e della Moda e dal Consorzio Arezzo Fashion. Il settore è stato un po' in crisi, però si riprenderà proprio attraverso queste operazioni di promozione del prodotto all'estero, e l'internazionalizzazione sia nella produzione che nella vendita, e la formazione delle persone che lavorano appunto in questo settore. La sfida è quella di dialogare, quindi occasioni come quella di oggi in cui il mondo della scuola, dell'università, della ricerca, della formazione in generale, il mondo delle imprese si incontrano, sono assolutamente preziose perché aiutano anche noi decisori politici a avere ben presente quelle che sono i diversi punti di vista e quindi anche le criticità, le sfide che abbiamo davanti, perché le criticità possono anche essere trasformate in opportunità. Obiettivo degli organizzatori del seminario è quello di giungere alla stesura di un unico documento programmatico. Sicuramente il marchio Made in Italy ha un grande appeal, ma non è solamente un nome, non è solamente un brand, ma è proprio il prodotto che fa la differenza rispetto a altri paesi. Abbiamo bisogno di averlo più competitivo sicuramente, perché i costi delle nostre aziende sono molto più elevati rispetto alle aziende straniere. 2008, crisi, abbiamo fatto molta selezione, eravamo veramente tanti. La selezione nel consumo, negli acquisti eccetera ha fatto il suo corso, per cui le eccellenze in questo momento devono tornare fuori, si devono procreare, bisogna lavorarci su per restituire, al Made in Italy quello che il Made in Italy in definitiva si merita e che è giusto che sia così.